adesso prima o poi ti toccherà fare una tournée. Non ha senso oggi fare una tournée. Non ha senso perché oggi chiunque fa le tournée, cantanti grossi, piccoli così, fanno tutti, riempiono tutti gli stadi, 60-70 mila persone, capisci? È pericoloso. No, nel senso che tutti fanno, capito? Non è più una novità, tutti riempiono gli stadi. Non è come una volta. Una volta, per esempio, tanti anni fa, io erano in pochi quelli che riempivano lo stadio. Eravamo io e basta. Oggi invece tutti quanti, capisci? Tutti, chiunque, la gente prende, va in concerti come ridere, spende un sacco. Ma tu cosa vuoi fare? Chi? Tu cosa vuoi fare allora? Se non vuoi cantare davanti al pubblico, cosa vuoi fare? No, io voglio cantare davanti al pubblico, ma voglio cantare davanti a un pubblico vuoto, perché questa sarebbe la novità. Sì. Cioè, adesso tutti riempiono gli stadi, no? Quindi è una cosa normale. Un cantante dice, io ho fatto 50.000 persone, ma lo fanno tutti. Il mio salumiere va a fare un concerto, quindi riempie, fa 80.000 persone. Oggi è difficile trovare uno che fa il vuoto. Questa è la notizia. E io penso di riuscirci. Beh, come ci riesci, scusami? Perché, per esempio, adesso che mese siamo? Siamo in giugno. Sei sicuro? Ma perfetto, no, quasi matematico. No, per tante volte tu... Ecco, in giugno, io annuncio che fra 5 mesi faccio un concerto. Non so, alla fine di novembre. Alle 9:15. Io alle 9:15, alla fine di novembre, faccio un concerto. E secondo te non viene nessuno? Ma nessuno, non ci credo. No, non viene nessuno perché nessuno crede. Dopo io non faccio più nessun altro annuncio. Basta solo questo. Basta, la gente non viene. Io mi presento lì e faccio il concerto. E faccio vuoto. E cioè, questo voleva dire vuoto. Sei contento? Contentissimo, perché il giorno dopo i giornali dicono nessuno ha fatto il vuoto come l'ha fatto Adriano. Ah, questo è sicuro? È certo. Che ore sono? Cosa ti piace di questa canzone? Mi piace il valore che dimostra lui. Cioè, perché lui dice, per averti farei qualsiasi cosa, però non fino al punto di perdere la stima di me stesso. E questo mi sembra importante. La canzone comincia con un'immagine che ha scritto Mogol, curiosa, girasoli a testa in giù. Sì. Attenzione. Cosa è successo? Attenzione alla staccionata. No, niente, ha qualche problema. Non è un leggero... una leggera scossa, stai dicendo? No, stavo dicendo che l'immagine, la canzone per averti, comincia con un'immagine singolare, sì. E cioè girasoli a testa in giù. Sì, girasoli a testa in giù, afflitti come me. Girasoli a testa in giù. No. Affiniti. Io credo che ognuno di noi, quando ci è capitato di rincorrere una ragazza, che magari quella ragazza è un po' sfuggente, e noi soffriamo così, però dobbiamo rincorrerla cercando però di non abbassarci a tal punto da perdere la stima. Insomma, io penso che è importante che l'uomo mantenga il suo valore di uomo, di minimo di dignità ci vuole. E quello bisogna tenerla, insomma. Eh sì. Cosa ti piace di questo disco, nuovo? Ma mi piace la varietà. È un disco abbraccia diversi temi, diversi generi, diversi modi anche di essere così, anche nel cantare, negli arrangiamenti. Hai più vario di quell'altro. Sì, sì. Diciamo che è un disco, si potrebbe dire che è senza respiro. Senza respiro? Sì. Questa è la definizione del suo disco, Sì, penso di sì. Un disco senza respiro. Sì. Cosa? No, ho visto che non dicevi niente. No, mi ero fermato perché è una bella immagine questa, devo dire, sì. Di Celentano. Proprio sta bene, proprio la staccionata sì. Ha qualche problema. Io la farei poi riguardare un momento Celentano. Sì, dopo gli metto un chiodo. Ecco, forse serve. In questo disco canti una canzone che ha scritto per te Ivano Fossati. Una sì. Canzone, insomma, che sembra un autoritratto. Com'è nata questa collaborazione con Fossati? Beh, è nata perché lui un giorno ha incontrato un mio amico Gianmarco Mazzi e gli ha detto, ma senti, tu lavori con Adriano? E lui ha detto sì, dice, guarda, mi piacerebbe incontrarlo, insomma io lo stimo,
mi piacerebbe. Allora lui poi, Gianmarco me l'ha detto, io ho detto, ma dico, digli, ci telefoniamo. No, perché lui, Gianmarco ha detto, no, perché lui vorrebbe fare un pezzo per te. Dico, beh, bello, dico, digli di farlo, se è bello io lo incido. E lui l'ha fatto questo pezzo. Quando ho sentito il provino, devo dire che mi è piaciuto subito. È una canzone da uomo libero, poi a un certo punto in questa canzone dice né destra né sinistra. Eh sì. Sembra proprio il ritratto di Celentano, insomma non ha guardato mai in faccia a nessuno, è andato sempre avanti, o mi sbaglio? Attenzione alla strada. Sì. No, no, sembrava che cadesse, ma non cadette. Leggermente appoggiato. Sì. Ci vuole più di un chiodo Celentano, mi sa, per sta. Cioè, quello che voglio dirti io è che, è vero, questa canzone rispecchia un pochino... il mio modo di pensare, forse lui l'ha fatto apposta, Ivano. La poi frase che più ti piace di questa canzone, quella che senti più tua? Beh, la frase che più mi piace, la frase come concetto, quella che più mi piace, sì, è come... quando dice io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Io credo di aver sempre cantato così. Certo, adesso la gente si era un po' distratta per il fatto che da Fantastico in poi, negli ultimi 10 anni, io insomma, più che cantare, protestavo, cercavo di... Adesso invece, qui insomma, diciamo che canto di più che parlare. Ecco. No, ho pensato che insomma per il momento è meglio cantare. La conferenza stampa dove tu non ti sei presentato come insomma tuo stile ormai da qualche tempo, sì. Hai mandato però ai giornalisti alcuni filmati, no? Sì. Che avevano come tema ricorrente il gladiatore. Hai illustrato alcune tue canzoni con le immagini del gladiatore. Ti senti un gladiatore? Sì. Finita? Basta con i dischi. Hai avuto tutto dalla musica, hai dato tanto alla musica, hai avuto alti, bassi, insomma non ti è mancato niente. Insomma, quanto ti rimetti in gioco ogni volta? Beh, sempre, perché, ma questo è il bello. Il bello è rimettersi in gioco a tal punto da non vendere neanche un disco. Perché mi sembra un po' strano, vieni da 1.800.000 copie, forse è un po' strano che non vendi un disco. Sì, no, beh, adesso non va tutto così. Però voglio dire, è importante secondo me rischiare, specialmente nel campo così canterino, nel campo artistico, chiamiamolo così. Cioè è importante rischiare, è importante fare delle cose. È importante secondo me spiazzare il pubblico. Non dargli la cosa che sia, beh certo, però guarda, io devo dire una cosa, che la politica, adesso insomma sia la destra che la sinistra, anche il centro, mi sembra che le cose insomma non vanno proprio male, insomma io vedo, forse magari mi sbaglio, ma mi sembra di notare una buona volontà da parte di tutti i partiti di cercare di mettere a posto le cose. Forse anche per il fatto che siamo già in campagna elettorale e allora ognuno cerca di far vedere abbassa questo così perché prendono i voti, però comunque è il fatto è che insomma la gente forse sta meglio. Io credo che ci dovrebbe essere una campagna elettorale ogni 4 mesi. Sì, perché è importante la preparazione durante la campagna elettorale. Quello là vuole abbassare per fare la gente, quell'altro abbassa, la gente, chi ci guadagna è la gente. Un ballo verticale, si impara un passo al giorno, il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno, e non c'è ritorno. Scusa Adriano,
Non è che in questi ultimi giorni ti è passato un pensiero da consegnare alla storia? Un pensiero? Un pensiero è difficile. Cioè dovrei prendere una settimana di vacanze. Per partorirlo? Sì, perché non è facile. Però magari vado un attimo, poi torno, te lo dico. Io mi fermo. Sì. Pigliati il tempo che ti serve. No, perché se ci sei tu non riesco a pensare, tu mi fai venire in mente altre cose. No, io voglio dire che se io fossi, per esempio, un candidato a diventare presidente degli Stati Uniti, perché vedi, per esempio, Bush, che adesso ridendo e scherzando ha ammazzato con la pena di morte 150 persone, ma il fatto è che non è soltanto lui, anche gli altri presidenti sono favorevoli alla pena di morte. Cioè, magari non sono favorevoli, ma hanno paura del popolo, perché il popolo vuole la pena di morte. E questo è grave. Se io fossi candidato, io direi agli americani, americani, sia chiara una cosa, io sono contro la pena di morte. Quindi, se voi non votate me, io vi faccio uccidere tutti. Ah, proprio un pensiero democratico. Per forza, perché deve essere chiaro, perché sennò senza siero. Tu cosa vuoi fare? Chi? Tu cosa vuoi fare allora? Cosa? No, insomma, ancora non si è capito veramente bene. Io ci avrei un'ultima domandina, ma no, scusate, ma questo è importante. Cioè, non bisogna capire, perché l'abbiamo detto prima, no? Ah, certo. Cioè, se si capisce, e dopo, se io capisco che tu... Se io capisco che tu vuoi darmi un bacio, cioè adesso non tu, perché... Certo. No, tu sei simpatico, ma adesso... Io perdo la sorpresa, capito? Io non so se tu mi dai il bacio, tu donna, dico, non so se tu mi darai il bacio, sì o no. E questa è la cosa che deve rimanere. Cosa dicevi? No, io volevo chiederti se canterai in questa trasmissione. That's so divided.